Ciao a tutti, sono Simona in Essenziale e in questo secondo video vi mostrerò come sono solita unire resina, tecnica quilling e flow painting. Per iniziare realizzerò una sorta di open bezel, quindi una sorta di lunetta aperta con la tecnica quilling e per questo utilizzerò il mio border buddy a forma di goccia, delle strisce di carta da 5 mm color arancio scuro e grigio scuro, colla per quilling e le mani. Iniziamo a unire le strisce di carta da quilling. Le strisce di carta da quilling che io acquisto insieme a tutto il mio materiale sul sito della Quillon, della quale vi lascio il link in descrizione, che è fornitissimo per tutto quello che ha a che fare con il quilling. Sono strisce da 5 mm e hanno il grosso vantaggio di avere l'adesivo, per cui non è necessario incollarle in fase preliminare, non è necessario utilizzare la colla vinilica su tutta la striscia. Adesso unirò una striscia di colore arancio alla striscia di colore nero, facendo attenzione a cercare di unirle in maniera perfettamente retta. A questo punto prendo il border buddy a forma di goccia alla quinta dimensione e inizio il mio lavoro di arrotolamento della carta. Quella che ho ottenuto è una bellissima goccia bicolore. La cosa che andrò a fare adesso sarà quella di spargere un po' di colla all'interno del bezel e utilizzerò uno stecchino per spalmarla in maniera uniforme. Farò la stessa cosa sul bordo laterale. Questo in realtà serve a impermeabilizzare leggermente il bezel e soprattutto a renderlo più rigido. A questo punto lascerò che il tutto si asciughi. Lo faccio solo da un lato, poi vi spiego perché. Adesso prendo mezza striscia arancio e mezza striscia grigia, taglio in modo che il taglio sia il più netto e retto possibile e faccio l'esatto opposto, ovvero incollo la striscia arancio sulla striscia grigia. Mi posiziono sul terzo rigo, diciamo, e procedo. A
avevo già fatto altri due modelli. Come vedete, uno è leggermente più grande. Attenderemo adesso che si asciughi completamente la colla. Ho ripetuto il processo di impermeabilizzazione sia su questo lato che su quest'altro lato della composizione e poi ho incollato, come vedete, i pezzi tra di loro sempre utilizzando la colla da quilling. Potete utilizzare una semplicissima colla vinilica. Il prossimo passaggio sarà quello di creare una struttura intorno agli elementi del ciondolo che stiamo andando a creare. Quindi metterò un po' di colla sulla punta e procederò lentamente a circondare con una striscia di colore nero stavolta il mio disegno, cercando di farlo aderire in base alla forma che ho scelto di dare. Eliminiamo gli eccessi di colla negli interstizi con uno stecchino. E lasciamo asciugare. Ad asciugatura completamente avvenuta, ritagliamo due pezzetti di nastro adesivo specifico per la resina UV, che consente di non lasciare tracce, e mettiamone due pezzetti facendo aderire benissimo il nostro bezel al nastro. Al di sotto delle lunette all'interno delle quali vogliamo realizzare il nostro decoro. Il nastro per, scusate, mi si è mossa la camera, e il nastro per la resina UV non ricordo più dove l'ho acquistato, credo sempre su AliExpress, ma lo trovate facilmente su varie piattaforme anche qui in Italia, senza dovervi necessariamente rivolgere a siti come AliExpress che trattano direttamente dalla Cina. Con uno stuzzicadenti faccio aderire perfettamente le mie lunette. Io ho intenzione di lavorare sulle lunette più grandi e lasciare vuote le lunette centrali. A questo punto prendo la mia resina UV e, cercando di mantenere in piano il lavoro, prendo la mia resina UV. Io normalmente utilizzo la hard, cioè quella più dura. Cercate di raddrizzare il più possibile il bordo della carta, perché ancora è abbastanza malleabile, altrimenti la resina UV indurirà il fondo e sarà impossibile poi realizzare. Metto un po' di resina al centro
con il mio stuzzicadenti la faccio andare a coprire tutto il fondo delle mie lunette. Per il momento faccio un primo strato molto sottile. Ora l'impermeabilizzazione che ho realizzato prima serve affinché la resina non vada ad alterare il colore della carta. Ecco fatto. La resina UV che utilizzo, sempre acquistata su AliExpress, in realtà catalizza sotto dentro il fornetto UV, io ho quello LED UV a 48 watt, quindi è più rapido, in un minuto e mezzo circa. Mediamente ce ne vogliono 4 per completare il tutto. Adesso io in trasparenza noto che ci sono dei punti dove la resina non è andata e provvedo a distribuirla prima di metterla sotto al fornetto. Cerco anche di togliere, sempre con stuzzicadenti, eventuali bolle. Si può anche utilizzare l'accendino. Ok, ci vediamo tra poco. Non ho appena terminata la catalizzazione della resina UV, aver realizzato il nostro fondo, provvederemo a realizzare la decorazione utilizzando la tecnica del flow painting. Stavolta però non utilizzerò i colori acrilici, bensì i colori della Pebeo, Vitrile e Moon. I colori Moon hanno una particolarità, cioè realizzano, creano un effetto un po' martellato, sono dei colori molto particolari. Ho scelto un verde mela e l'argento per realizzare la mia, il mio flusso di colore. E questi colori li ho acquistati sul sito della Vertecchi, che è molto molto fornita, di cui al solito vi lascio il link nelle descrizioni. Procedo adesso a mescolare i colori all'interno del fondo di un bicchierino che ho precedentemente ritagliato. Il vitrale non ha granché bisogno di essere mescolato. Prendo una palettina della Pebeo, questi colori particolari della Pebeo Immun e Prisma hanno la particolarità di avere dei pigmenti che si depositano sul fondo e quindi bisogna necessariamente mescolarli molto attentamente in maniera che i pigmenti si uniscano agli altri componenti fino a ottenere il colore desiderato, in questo caso è il nostro argento. Come vedete c'è un residuo di pigmento più denso sulla palettina. Notate l'effetto? Comincia già a vedersi anche con il solo colore. Penso di aver messo poco abbondiamo, perché altrimenti rimane tutto sul bicchiere. Procedo a versare.
A questo punto lascio asciugare per almeno 24 ore. Ci vediamo dopo. Rieccoci ad asciugatura ultimata. I colori non mi convincevano del tutto, quindi ho aggiunto ieri sera in serata due gocce di Pebeo Fantasy Moon verde smeraldo, giusto per dare quel minimo di contrasto in più che mi interessava per la realizzazione di questo ciondolo. A questo punto il lavoro è quasi ultimato, quello che ci resta da fare ancora sono pochissimi passaggi. Innanzitutto utilizzerò la mia resina UV per proteggere ed esaltare i colori. Creando una piccola cupola di protezione. I colori in fase di asciugatura tendono ad appiattirsi. Ora che la resina UV si è asciugata dando questo effetto lucidissimo ed esaltando i colori sottostanti, procederò alla lucidatura e ulteriore impermeabilizzazione del bezel in carta. Per fare questo utilizzerò la Diamond Glaze, che è una colla dimensionale a base d'acqua che ha un effetto lucidante meraviglioso, soprattutto conferisce rigidità e totale impermeabilizzazione ai prodotti sui quali viene applicata. Spesso si utilizza anche per creare le cupole dei cabochon sui bezel in metallo che vengono decorati con varie tecniche. Io l'ho acquistata sul sito della Perle & Co, troverete sempre il link in descrizione, e adesso vi mostro come utilizzo io la Diamond Glaze. Ne metto un po' sul piano. Con una palettina delicatamente inizio a passare. Lascio che lo strato sia un po' spesso e vado quindi per gradi. Ci vediamo ad asciugatura ultimata. Bene. Il ciondolo è terminato, ho realizzato l'impermeabilizzazione con la Diamond Glaze sia sul fronte che sul retro, lasciando un effetto leggermente grezzo che dia un po' la sensazione della pietra piuttosto che della carta. Ho realizzato anche l'anellino sempre in carta con la tecnica quilling e lavorandolo sempre con la Diamond Glaze. Il retro è venuto bello tanto quanto il davanti, vi lascerò delle foto alla fine del video per farvi vedere l'effetto che fa una volta indossato e montato con il cordoncino di Alcantara che ho deciso di utilizzare. Grazie di tutto, forse il video è stato un po' lunghetto, ma spero che vi sia stato utile e che vi piaccia la tecnica che ho utilizzato per realizzare questo ciondolo. Vi rimando alla descrizione per l'elenco di tutti i siti dai quali acquisto i materiali e anche per tutti i miei canali social. Se il video vi è piaciuto, mi farebbe un enorme piacere avere i vostri commenti e poter rispondere alle vostre eventuali domande. E mettete un pollice in su, e se vi va, perché no? Iscrivetevi, grazie di tutto, ciao, al prossimo video!